Polygon X Matic è indubbiamente uno dei progetti più interessanti attualmente, ma anche proiettandoci avanti nel futuro. Polygon infatti va a risolvere due problemi di Ethereum. Il primo è la scalabilità, rendendolo praticamente istantaneo e a zero fee, e il secondo è l'interoperabilità. Polygon infatti, come vedremo tra poco, permette a Ethereum di comunicare anche con altre chain attraverso proprio la blockchain di Polygon. Inoltre è interessantissima dal punto di vista di utilizzatore di piattaforme DeFi. Per quale motivo? Buona parte della DeFi sta migrando anche su Polygon, i vantaggi sono indiscutibili, ci sono, come dicevo, fee praticamente nulle e velocità molto elevate. Inoltre, in questo specifico periodo storico, che è un po' l'inizio, l'alba della DeFi su Polygon, ci sono anche dei rendimenti introvabili altrove, soprattutto con il livello di sicurezza delle piattaforme in questione. Infatti abbiamo dei big della DeFi, quali Aave, SushiSwap e altri, che offrono dei rendimenti annualizzati che arrivano fino al 100% sulle coppie contenenti addirittura Ethereum, quindi neanche delle coin particolarmente esotiche. Alla fine dei conti, secondo me, è fondamentale conoscere bene Polygon sotto due aspetti. Il primo, da investitore, quindi capire che cos'è, come funziona, quali sono le sue caratteristiche, quindi quale può essere il suo potenziale futuro. Il secondo, da utilizzatore del mondo DeFi e altro, che vuole semplicemente trovare le migliori opportunità del momento e sfruttarle, quindi capire come si collega MetaMask al network Polygon, come si spostano i fondi da Ethereum a Polygon, da Binance Smart Chain a Polygon e come si interagisce con le suddette piattaforme DeFi. Bene, siate contenti perché in questo video tocchiamo tutti questi punti, quindi preparatevi e seguitemi. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Visto che vi voglio spiegare in maniera semplice ma completa cos'è e come funziona Polygon, ho deciso di supportarmi con qualche breve slide per darmi un sentiero da seguire. Inoltre, non voglio utilizzare troppo tempo per spiegarvelo perché la seconda parte del video sarà molto importante, guardatelo mi raccomando fino alla fine, perché parleremo di come si utilizza concretamente Polygon e quali sono le piattaforme DeFi più remunerative e più sicure. Quindi iniziamo subito, vi ricordo che queste slide potete scaricarle gratuitamente dal link che vi lascio in descrizione e partiamo con quali sono gli obiettivi di Polygon, perché nasce Polygon. Allora, Polygon emerge dal solito problema, ormai lo chiamo solito, della scalabilità di Ethereum, anzi non solo della scalabilità, perché Ethereum ha due limiti principali. Il primo, ripeto, è la scalabilità, ovvero è lento, ha fee elevate, tutte queste cose che già sappiamo, se usiamo la DeFi in particolare. Inoltre, Ethereum è limitato al mondo ERC20, quindi ad esempio delle coin di altre blockchain non sono utilizzabili sulle applicazioni Ethereum. Al fine di utilizzarle sulle sue dApp, bisogna con qualche soluzione tokenizzarle ERC20. Questi sono i due principali limiti di Ethereum. Polygon si propone di risolverli entrambi, apportando soluzioni di scalabilità, interoperabilità, mantenendo la compatibilità. Perdonatemi la rima e la filastrocca, ma sono dei risultati molto importanti perché la scalabilità permette di eseguire smart contract, utilizzare applicazioni ed app senza spendere un patrimonio in fee e avendo transazioni quasi istantanee. L'interoperabilità permette di saltare da una chain all'altra in maniera estremamente agevole e la compatibilità chiaramente è il pilastro di base perché devono poter funzionare gli smart contract programmati per Ethereum e deve esserci compatibilità con la EVM, che è la Ethereum Virtual Machine, che è quel computer centralizzato, passatemi questa terminologia, sul quale appunto vengono eseguiti gli smart contract, che comprende Solidity e fa sì che le funzioni vengano eseguite nella maniera corretta. La soluzione di scalabilità è ottenuta tramite un layer 2, si chiama. Polygon è una layer 2 sidechain. Tra poco vi spiego meglio che cosa significa ognuno di questi punti, ovviamente lo andiamo a esplodere. E l'interoperabilità è ottenuta tramite un SDK,
che sta per Software Development Kit, che sostanzialmente è un framework, un kit appunto dato agli sviluppatori che vogliono costruire su Polygon, che contiene tra le sue funzionalità di base la possibilità di essere interoperabile. Quindi ogni blockchain costruita con questo SDK è già interoperabile con le altre, sempre dell'ecosistema Polygon. Adesso facciamo un passo alla volta e partiamo col discorso, col tema della scalabilità, forse il più importante. Allora, abbiamo parlato poco fa di Layer 2 sidechain, e qui per qualcuno che non mastica bene il mondo Ethereum, il mondo blockchain, può essere già complicato da capire. Ve lo spiego nel modo più semplice possibile. Allora, Layer 2 è, immaginatevi, un qualcosa di aggiuntivo per Ethereum, uno strato successivo, superiore, finalizzato a migliorarla, potenziarla. Questo è lo scopo di un Layer 2, che a volte non è una blockchain a sé. Ci sono delle soluzioni Layer 2 che non hanno neanche una blockchain a sé, e ci sono soluzioni Layer 2 che invece hanno blockchain più o meno indipendenti, quindi una blockchain a parte che non comunica quasi mai con Ethereum, oppure c'è il caso Polygon, che è una blockchain semi-indipendente, sidechain per l'appunto. Semi-indipendente perché? Allora, l'indipendenza è data dal suo algoritmo proof of stake e dal suo pool di validatori interni. 100 validatori ci sono e vari deleganti. Io, se voglio fare staking, posso o creare un validatore oppure andare a delegare i miei matic a un validatore a mia scelta. Andiamo a vedere tra poco anche come si fa staking e quanto rende. La parte invece di dipendenza da Ethereum è la compatibilità e comunicazione. Ovviamente io devo portare i fondi dalla blockchain Ethereum a Polygon e per poterla utilizzare, e quindi è necessario questo ponte che mi permetta di andare da una chain all'altra nella maniera più agile e semplice possibile. Compatibilità perché ovviamente le dApp devono poter funzionare in maniera semplice, senza doverle completamente riprogrammare, ma soltanto con un minimo di adattamento. Questa è la comodità delle sidechain, dei layer 2. Non bisogna rifarle nuove, come magari c'è da farlo per le blockchain alternative, ma basta appunto prendere il pacchetto che c'è già, prendere Uniswap, SushiSwap, eccetera, le adatti un minimo, cambiando qualche riga di codice, e sono già pronte per essere per il deploy su Polygon. La scalabilità è ottenuta grazie a più soluzioni implementate all'interno di Polygon, non soltanto il proof of stake, che già ovviamente rende molto più snello e agile rispetto a Ethereum la gestione dei blocchi e la velocità con cui vengono elaborate le transazioni, ma al suo interno ci sono anche i rollups. Che cosa sono i rollups? Allora, immaginatevi che arriva una transazione su Ethereum, pensate a Ethereum, arriva una transazione in ingresso a uno smart contract al fine di fare qualcosa, non lo so, interagire con un'applicazione DeFi, fare uno swap, dare liquidità. Quando vado a chiamare quella funzione fa tantissime cose che io non mi immagino neanche. Scusate, quello smart contract fa tantissime cose e ognuna di queste cose è appunto una funzione, ok? Quindi tutte queste funzioni, infatti gli smart contract sono ciò che grava di più su Ethereum, tutte queste funzioni pesano, costano gas e vanno a generare transazioni all'interno di Ethereum. Quindi voi immaginatevi di prendere tutte queste transazioni e spostarle su un'altra chain, sul layer 2. Questo è lo scopo dei rollups. L'input va sul layer 2, va elaborato dallo smart contract e l'output torna sul layer 1, e in questo modo si sgrava Ethereum dalle transazioni più pesanti. Poi c'è la soluzione che si chiama Plasma. In realtà Matic era nato come implementazione di Plasma, poi in realtà è diventato un po' più elaborato del semplice Plasma. Plasma è un protocollo che permette di fare delle movimentazioni tra una chain e l'altra, ok? Tra la main chain e altre chain principalmente. Era utilizzato in primis per portare off-chain alcuni movimenti, alcune transazioni da Ethereum, e poi portare il risultato on-chain. Però su Polygon viene utilizzato soprattutto come ponte, ok? Quindi questo per il tema della scalabilità. Venendo invece all'interoperabilità, noi partiamo con il mondo Ethereum, che è già uno dei mondi multi-chain più distribuito e usato in assoluto, se non il più usato, perché ci sono già più di 150 chain compatibili con l'Ethereum Virtual Machine.
C'è un problema però, Ethereum è il collo di bottiglia perché, ahimè, è poco scalabile, quindi la crescita di questo ecosistema va a danneggiare in qualche modo Ethereum, lo stressa tantissimo. Grazie a Polygon, al suo SDK in particolare, è possibile fare il deploy, quindi la creazione e l'upload, chiamiamolo, su di una blockchain, di un layer 2, quindi un qualcosa di simile a Matic stesso, e di una chain standalone. Si può scegliere una chain semi-indipendente o una chain anche indipendente, che ha il suo pool di validatori, il suo consenso e tutto quanto. Quindi si può decidere appunto il livello di indipendenza della blockchain che io vado a creare. E ricordatevi che poi ogni chain può avere i suoi token, i suoi smart contract, eccetera. Però sono nativamente compatibili con la Ethereum Virtual Machine, quindi con gli smart contract Ethereum, e con il ponte tra le varie chain costruite con questo SDK e verso Ethereum, quindi Ethereum rimane il centro di tutto. Quindi è sbagliato dire che è un competitor di Ethereum. Ho sentito dire da qualcuno, ma Matic è un competitor di Ethereum. No, anzi, potenzia tantissimo Ethereum. È un competitor con alcuni framework, alcune blockchain alternative che hanno le stesse funzionalità, come Cosmos, Polkadot o Avalanche, per dirne alcune. Infine, c'è una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, ovvero il token Matic. A che caspita serve il token Matic? Allora, il token Matic è innanzitutto il token che si può utilizzare per andare a partecipare alla validazione, al proof of stake di questa blockchain. Quindi io posso fare staking da validatore o da delegato. Tra poco vediamo come si fa. Come validatore io ovviamente vado a creare il mio nodo e gli altri mi delegheranno, io avrò il mio stake, gli altri mi daranno il loro, in base a quanto stake avrò complessivamente scalerò la classifica dei validatori. Lo staking delegato invece io banalmente ho i miei Matic, vado a scegliere il validatore e glieli affido e prenderò la ricompensa lo stesso comunque di staking, tra poco vi dico quanto. Poi con Matic si pagano le fee sulla blockchain Polygon, chiaramente, come se fosse Ether per Ethereum, e infine c'è una governance, ovvero si fanno delle proposte di miglioramento, ci sono le votazioni e i token holder votano in maniera con peso proporzionale alla quantità di token che detengono. Allora, questo è quanto per la parte teorica, adesso non scappate perché arriva la parte pratica. Iniziamo con il primo step necessario per utilizzare Matic, ovvero il passaggio dei fondi da Ethereum a Polygon, da Binance Smart Chain a Polygon, insomma da una qualsiasi altra chain a Polygon, utilizzando chiaramente MetaMask. Quindi come si configura MetaMask? È molto facile, perché non dovete neanche farlo manualmente. Se voi andate su wallet.matic.network vi fa poi fare il login, e se scegliete di farlo tramite MetaMask vedete che vi compare il pop-up dove vi fa firmare una transazione, non costa gas, attenzione, soltanto per autorizzarlo a collegare il vostro wallet al wallet di Matic, ok? Una volta arrivati qua, se non vedete i vostri balance ad esempio di Ethereum, potete cliccare qua e vi fa il refresh. Un consiglio che vi do se utilizzate Brave è di disattivare il Brave Shield o comunque disattivare i vari AD blocker, perché a volte fanno casino. Una volta arrivati qua, ovviamente non si ha nulla su Matic, perché è la prima volta che utilizziamo Matic con MetaMask, e quindi dobbiamo innanzitutto dire a MetaMask le coordinate della blockchain Matic, e al fine di fare così, se voi cliccate Move Funds to Matic Mainnet, a me apre già il ponte, ma se non vi siete mai collegati a Matic, vi dovrebbe aprire un pop-up MetaMask dove vi chiede: vuoi aggiungere questo network con le caratteristiche di Matic, di Polygon, scusate? Voi gli dite di sì e lui banalmente lo aggiunge. Vedete, Polygon a me l'ha già aggiunto. Una volta aggiunto, quindi non c'è da mettere dentro l'URL, il chain ID, vi ricordate tutte quelle caratteristiche lì, perché ve lo importa in autonomia.
Una volta fatto questo, si può utilizzare il wallet Matic per due scopi, come ponte dal mondo Ethereum al mondo Polygon e per mettere in staking i Matic stessi. Allora, per utilizzarlo come ponte, attenzione, è solo da Ethereum, quindi se avete i fondi sulla Binance Smart Chain, vediamo tra poco come si fa. Cliccando Move Funds to Matic Mainnet, io ad esempio ho 0,079 Ether sul mio wallet, li posso andare a trasferire, clicco Transfer, vedete mi dice ci vogliono 7-8 minuti, io clicco Continua, lui mi lancia una transazione che mi costa all'incirca $6 di gas, mi compare il pop-up di MetaMask, io confermo e poi avviene il trasferimento. In sostanza io sto interagendo col Proof of Stake Bridge, che è uno smart contract, che mi sposta per l'appunto i miei Ether dalla blockchain Ethereum al layer 2 Matic. Questo è uno dei metodi. Allora, l'altro metodo, che secondo me è il più economico dal punto di vista delle fee, soprattutto quando è molto congestionata Ethereum, è l'utilizzo dell'exchange Ascendex, che è il vecchio Bitmax, che io non avevo mai usato, l'ho conosciuto un po' per questa ragione. È il primo exchange, penso che poi un po' alla volta anche gli altri supporteranno, che supporta i prelievi sul network Matic per USDC. Quindi se io voglio trasferire da Binance Smart Chain, da Ethereum, qualsiasi cosa su Matic senza spendere le gas fee, allora io posso andare a fare il deposito su Ascendex. Attenzione che se create un account mi pare che per 24 ore non vi fa depositare, quindi dovete aspettare un giorno o creare l'account in anticipo. Deposito su Ascendex da Binance Smart Chain, da Ethereum, cambio in USDC o in Matic ovviamente e prelevo sulla blockchain Matic direttamente al costo di 0,2 USDC di commissione, quindi pressoché nullo. È anche più conveniente rispetto al trasferimento direttamente dal Matic Bridge, perché pago le gas fee. Per andare a fare il trasferimento da Binance Smart Chain, quindi uno dei metodi è questo. L'altro è l'utilizzo di altri bridge come Xpollinate, che però non è un granché, perché ogni 2x3 la Binance Smart Chain non è supportata, ci sono dei malfunzionamenti, quindi sinceramente non è che mi faccia impazzire. La soluzione che è più fluida, più comoda e più economica è l'utilizzo di Ascendex, ok? Quindi questi sono i metodi per spostare i fondi da una qualsiasi chain a Matic tramite MetaMask oppure tramite il nostro Ascendex. Ora andiamo a vedere per lo staking. Si usa sempre il Matic Web Wallet. Se voi andate a vedere qua sotto Apps, vedete che abbiamo Matic Wallet, che è quello che avevamo prima, poi c'era il bridge, se torno al wallet qua vedo il bridge, e poi staking. Se io vado a selezionare staking, vedete che io posso andare a scegliere il mio validatore, qua ci sono tutti i validatori, con tanto di quanti checkpoint hanno firmato, quindi più è alta questa percentuale e meglio è, quanto hanno in stake complessivo e che commissione vengono a chiedere, ok? Molti chiedono addirittura lo 0%, ce n'è alcuni che chiedono delle commissioni elevate, non so per quale motivo. 100 validatori, come vi dicevo, total stake è questo, e quindi qua banalmente si mette in staking andando a delegare. Il rendimento dello staking si può vedere da reward calculator. Come vedete qua c'è una simulazione che va a prendere già la percentuale di Matic già messa in stake in totale e mi chiede per quanto tempo voglio lasciare la delega aperta e mi dice che all'incirca attualmente la reward annualizzata è del 15,5%, e quindi questo è quello che ci aspettiamo di ottenere allo stadio attuale. Attenzione, perché poi se aumenta la percentuale di Matic messa in staking diminuisce la ricompensa, un po' come Ethereum 2.0. In ogni caso questa è l'aspettativa attuale della ricompensa, con una proiezione io mi aspetto un po' ribassista per il futuro, perché credo che il network crescerà. Quindi questo era lo staking. Altro modo invece per utilizzare Matic come rendita, il mondo Matic come rendita, è la DeFi. Guardate, la DeFi su Matic è cresciuta in maniera esponenziale e siamo solo all'inizio.
Questo perché le piattaforme principali già esistenti su Ethereum sono migrate anche su Matic e inoltre è nata QuickSwap, che è stata la prima nativa Matic, e sostanzialmente queste piattaforme hanno la sicurezza che avevano su Ethereum, parliamo di Aave, SushiSwap e Curve, che sono i nomi più conosciuti, e inoltre i vantaggi di Matic, quindi la maggior velocità e le zero fee, e come vedremo tra poco degli APY di tutto rispetto. Andiamo a vederli uno a uno. Intanto vi ho già anticipato che queste quattro sono le più sicure. Le altre, a parte Bifi Finance, che è comunque nata BSC, poi è diventata multichain, però ha ancora un TVL più basso, quindi io tendo più ad appoggiarmi su quelle che hanno uno storico maggiore e un TVL maggiore. Quindi oggi io mi circoscrivo a queste quattro. Andiamo a vedere quanto rendono. Partiamo con Aave, che è la piattaforma di lending, una delle più utilizzate insieme a Compound. Sostanzialmente io vado a depositare i fondi su Aave e ottengo la mia rendita proprio perché li metto in prestito. In questo caso la rendita è sempre quella nella colonna deposito APY e abbiamo una rendita su Matic del 9% circa, conviene lo staking, sulle stablecoin del 6% al massimo per DAI, su USDT abbiamo il 10%, in parte la reward è nella coin stessa, in parte in Matic. Come vedete ad esempio su USDT abbiamo il 2,77 di ricompense in USDT e il 7,57 in Matic annualizzati. Poi abbiamo anche su WBTC, quindi su Bitcoin, il 6% circa complessivo. Questo è Aave, estremamente semplice, perché io devo semplicemente cliccare, andare a depositare e basta, e non ci penso più. Poi quando voglio prelevo, comprensivo di interesse, ogni tanto mi vengono droppati per l'appunto i Matic stessi e li posso andare a riscattare. E quindi massima semplicità, però tassi di interesse non ottimali. Poi abbiamo SushiSwap, che è il nostro solito SushiSwap, perché non so se lo conoscete già su Ethereum. Allora, se voi siete all'interno di SushiSwap, dell'interfaccia su Ethereum, è sufficiente cambiare la chain cliccando sulla chain e andando a selezionare Matic. Vedete, qua mi chiede di switchare, io switcho ovviamente e lui mi va a caricare i pool che sono su Matic. Allora, che cosa abbiamo qua di interessante? Quelli più interessanti secondo me sono i pool tra stablecoin, che sono sempre interessanti perché sono a rischio molto basso non avendo volatilità, e abbiamo al momento un 20% di ricompensa annualizzata. Poi gli altri pool interessanti sono quelli con VBTC ed Ethereum, in particolare su Bitcoin e Ethereum abbiamo il 30% annualizzato con ricompense in Sushi e in Matic, ovviamente in tutti i casi. Poi abbiamo Ethereum DAI con il 61%, contate che si sono abbassate notevolmente in questi giorni perché ci sono dei volumi molto bassi. Nei momenti di particolare volatilità e di mercato un po' più partecipato, i volumi sono più alti e di conseguenza anche i rendimenti sono più alti. E poi, quello interessante, ripeto, tra le stable con Ethereum e con Bitcoin, perché io personalmente, holdando queste coin, sono interessato ad esse, ma come vedete stanno crescendo giorno dopo giorno. Perché ultimamente sono arrivate quelle con The Graph, ce n'è addirittura una con Dogecoin, insomma c'è un po' di tutto. Tenendole monitorate ogni giorno fa sicuramente comodo perché si segue un po' le nuove che arrivano. Poi abbiamo QuickSwap, che è simile come reward a SushiSwap, anche in questo caso non ve l'ho detto, ma per utilizzarlo si va a prima a dare liquidità dalla parte pool, io vado a dare liquidità, non so se usate PancakeSwap è uguale, ma in sostanza io vado a dare liquidità, faccio add liquidity e vado a scegliere il pool tra quelli ovviamente che avevo visto là nella parte yield, lui mi dà il token LP, torno su Yield, vado a scegliermi il pool di cui avrò quindi il token LP e lo vado a mettere in stake. In questo modo io inizio ad accumulare queste ricompense, ok? Poi le ricompense le devo andare a reclamare di volta in volta dall'interfaccia di SushiSwap. Io più tempo lascio lì, più ho ricompense reclamabili e poi appunto le vado a reclamare di volta in volta. Veniamo a QuickSwap invece. QuickSwap
top, ve l'ho detto, è un altro DEX con un'interfaccia estremamente simile a SushiSwap. Anche qui abbiamo i nostri pool ai quali dovremo dare liquidità e poi andare a mettere in stake i token LP. Il funzionamento è sempre quello. Se volete vedere, ecco, io non vi spiego passo dopo passo questo, perché io ho fatto già un tutorial completissimo su PancakeSwap. È esattamente uguale, quindi è inutile che lo stia a rifare. Se andate a vedere il tutorial sulla Binance Smart Chain, ripeto, non cambia nulla e quindi evito di rifarlo, altrimenti sono altri 20 minuti di video in più. Anche qua, vedete, abbiamo i pool interessanti tra stablecoin e poi i pool con Ethereum e anche VBTC. Ci sono 8 pagine, li potete andare a scorrere, ma fondamentalmente le reward sono più o meno allineate, poi giorno per giorno cambiano, ve l'ho detto, ma tendenzialmente sono allineate, un pelino più alte di SushiSwap. Infine abbiamo Curve, che è il DEX incentrato sulle stablecoin. E allora, innanzitutto mi devo collegare alla mainnet di Polygon, non ero ancora collegato. In questo caso abbiamo soltanto questo pool contenente DAI, USDC e USDT con il 23% di APY al momento. Come funziona? Ci clicco sopra, banalissimamente, e poi devo andare a fare deposit. Vedete che posso depositare DAI, USDC, USDT, io scelgo quali depositare e poi faccio deposit and stake in GOGE, perché in questo modo metto anche in staking i token LP e vado a ottenere le ricompense dovute, ok? Quando al contrario voglio andare a recuperare le coin, vado da withdraw e vedrò quella che è la mia fetta. Poi posso andare a vedere, vedete qua, le varie statistiche, se mi interessa, da questo menu. Insomma, in base al menu nel quale entro, ci sono diverse statistiche che adesso non vi sto a far vedere tutte, altrimenti si diventa matti. In ogni caso, se poi vado su My Dashboard, qua c'è un po' un riepilogo di tutte le mie posizioni, quindi vedo quanti profitti ho, quello che posso reclamare e non reclamare, e così via, e posso fare tutto praticamente direttamente da qua, estremamente comoda come interfaccia. Questo è quanto. Allora, sono stato, ve l'ho detto, molto rapido nelle spiegazioni per non fare una roba troppo dettagliata, per non ripetere cose già dette altrove. Queste quattro sono al momento le migliori, a mio parere, piattaforme di DeFi su Polygon per sicurezza e rendimento. Le altre magari hanno rendimenti più alti, ma molte sono nuove, quindi io preferisco, sapete, la cautela, e poi un rendimento così non si può certo schifare. Se avete dubbi, domande o qualsiasi cosa, mi raccomando, fatele nei commenti che approfondiamo. Io vi faccio un caro saluto e alla prossima.